Buonasera e bentrovati a Notizie di Prato TG. La provincia di Prato arretra di ben 34 posizioni nella classifica sulla qualità della vita realizzata da Italia Oggi e Università La Sapienza. La nuova posizione la pone al 59° posto in Italia, penultima in Toscana, peggio di Prato, solo Pistoia. Sentiamo. Brutta sorpresa per Prato dalla classifica annuale di Italia Oggi e Università La Sapienza di Roma in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, che per il 23° anno misura la qualità della vita nelle province italiane sulla base di una serie di indicatori che spaziano dall'economia alla sicurezza, dalla demografia all'ambiente. Rispetto allo scorso anno la provincia di Prato perde ben 34 posizioni e scivola al 59° posto, e poco consola il fatto che secondo gli analisti della Sapienza in Toscana si viva peggio solo nella vicina e rivale Pistoia, che con il 71° posto è il fanalino di coda delle città toscane. Molto bene invece Firenze, che entra nella top 10 con la 6ª posizione, facendo un balzo di 25 posti rispetto a 12 mesi prima. Rispetto alla classifica del 2020 non è stata solo Prato a fare bruschi salti, sia indietro sia in avanti. È lo stesso quotidiano economico a spiegare il motivo di questo sconvolgimento nelle graduatorie, che ha premiato le grandi metropoli a scapito delle realtà più piccole. Da una parte la reazione al Covid, con le grandi città che hanno saputo riprendersi con maggior rapidità, dall'altra un motivo metodologico, con la minore importanza data all'indicatore della popolazione. Ecco quindi spiegato uno dei motivi del crollo di Prato, che proprio negli indicatori demografici negli anni passati figurava ai primi posti nelle varie graduatorie, grazie ad una popolazione giovane e più attiva rispetto ad altre realtà simili. La cronaca nasconde a casa della madre una pistola detenuta illegalmente, in manette un pregiudicato, e ci racconta tutto Nadia Tarantino. A casa nascondeva una pistola non denunciata con tanto di caricatore e proiettili. Per questo motivo un noto pregiudicato italiano di 41 anni è stato arrestato nel pomeriggio di ieri. Ad intervenire sono stati gli agenti delle volanti, che si sono presentati in forze alle case popolari in via Carlesi a Galceti per eseguire la perquisizione, durante la quale è saltata fuori l'arma clandestina, una pistola calibro 7,65 con matricola a brasa, perfettamente funzionante e con il colpo in canna. La pistola, conservata dentro un panno, era nascosta in un mobile. Trovati e sequestrati anche due caricatori da 7 cartucce ciascuno, una pistola scacciacani e diverse armi bianche. Ai polsi del 41enne sono quindi scattate le manette e l'uomo si trova ora in carcere a disposizione del magistrato titolare dell'inchiesta. L'intervento della polizia è scattato dopo la segnalazione di alcuni vicini che avevano sentito esplodere colpi di arma da fuoco. Da capire l'origine della pistola e soprattutto se sia stata utilizzata di recente. L'arrestato vanta numerosi precedenti per reati che vanno dal furto alla rapina, ma anche per possesso illegale di arma, per la quale è già stato condannato una volta. Una decina di anni fa salì agli onori della cronaca dopo aver fatto una rapina a Cascina insieme alla compagna e con in auto la figlioletta di appena 6 mesi. E ora con Claudio Vannacci facciamo il punto sul Covid. Secondo il bollettino odierno, nessun decesso e 20 nuovi casi. Anche oggi non sono segnalati decessi per Covid a Prato, dove nuovi casi di positività accertati nelle ultime 24 ore sono stati 20, un numero in linea con la media di incidenza settimanale, che per la nostra provincia si attesta intorno alla soglia dei 60 casi settimanali ogni 100.000 abitanti, lontanissima dalla provincia più colpita d'Italia, che resta quella di Trieste, con oltre 630 casi. I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono invece 290. 91 su 12.688 test. Il tasso dei nuovi positivi è quindi 2,29%, 6,6 sulle prime diagnosi. L'età media dei nuovi positivi è di 38 anni circa. In tutta la Toscana purtroppo si registrano 4 nuovi decessi, tutti uomini con età media di 72 anni e mezzo. I ricoverati negli ospedali della regione sono 297, 4 in più rispetto a ieri, di cui 33 in terapia intensiva, 2 in meno.
Torino. A Prato invece ci sono 23 pazienti al Santo Stefano, 3 dei quali in terapia intensiva e 6 al centro Pegaso. Una situazione anche in questo caso che resta ben al di sotto dei livelli di guardia e lontanissima da quanto avveniva esattamente 12 mesi fa in questo periodo, quando anche il Santo Stefano era in forte difficoltà al punto che proprio in questi giorni era stato deciso dalla Regione di trasformare l'ex CREAF in una struttura sanitaria che venne poi inaugurata l'8 dicembre. Accordo fra Gida e l'Istituto Buzzi per l'utilizzo dei laboratori e la formazione di studenti e insegnanti. Alessandra Grati. Gida e Buzzi insieme per la formazione e la lotta contro l'inquinamento. La scuola e la partecipata hanno firmato un accordo quadro che prevede da una parte la formazione degli insegnanti e degli studenti e dall'altra l'utilizzo dei macchinari dell'ex Buzzi Lab. Consiste nel mettere a fattor comune le conoscenze di Gida nel campo delle acque, delle discipline delle acque, con i macchinari che sono a disposizione del Buzzi, nel Buzzi Lab. Questo comporterà un vantaggio sia da un parte dal punto di vista del trasferimento tecnologico verso gli studenti, quindi nel diffondere conoscenze più avanzate nelle prossime generazioni, dall'altro lato permetterà a noi di poter fare ricerche maggiormente specifiche sui temi dei nuovi inquinanti e quindi riuscire a dare un servizio maggiore al distretto. Un accordo che punta non solo alla formazione, ma anche a una riqualificazione per chi ha perso il lavoro. L'opportunità è appunto, oltre a fare istruzione, e fare anche formazione qualificata professionale post diploma, che consentirà di garantire un turnover del mondo del lavoro, perché c'è questa forte necessità emersa da tempo, e di riqualificare eventualmente personale che è in drop out lavorativo. È già partito il primo progetto per l'analisi dei composti inquinanti delle aziende tessile all'interno dell'impianto di Baciacavallo. A maggio era stato firmato un accordo quadro simile con il PIN. In settimana si conclude la parte relativa alla formazione del personale, per poi passare a quella degli studenti e all'utilizzo del laboratorio di PIN e Buzzi. E ora parliamo di certificati anagrafici online. Da oggi è attiva la piattaforma nazionale, allora vediamo cosa cambia per chi abita nel Comune di Prato. Da oggi i residenti del Comune di Prato dovranno usare un sistema identificativo cosiddetto forte per accedere ai 14 certificati anagrafici online per se stessi e per i propri familiari. Significa che servirà esclusivamente lo SPID, la carta d'identità elettronica o il CNS e non più la tessera sanitaria e il numero di carta d'identità, sistemi cosiddetti deboli. Fino al 29 novembre i due sistemi conviveranno, poi il secondo sarà eliminato. Fino al 31 dicembre non si pagherà la marca da bollo. La novità presentata oggi è frutto dell'attivazione della piattaforma dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente del Ministero dell'Interno, che prevede come forma di autenticazione solo SPID, carta d'identità elettronica o CNS. Per il Comune di Prato è una novità meno forte, perché già il nostro Comune da diversi anni aveva iniziato un processo di digitalizzazione dei servizi, per cui dal sito del Comune era possibile già scaricare tanti di questi certificati utilizzando anche l'accesso debole. A giudicare dai numeri, il servizio di anagrafe online offerto fino ad oggi è molto gradito. Nei primi 10 mesi del 2021 sono stati scaricati 33.000 certificati per se stessi e 10.500 per terzi. Avere delle banche dati nazionali con tutta la popolazione residente a livello nazionale è una sfida veramente importante, che ci consentirà davvero di dare nuovi servizi. Va specificato che da questa piattaforma nazionale non è possibile avere i certificati anagrafici di terze persone, neppure i certificati di stato civile, che invece è possibile fare online sul sito del Comune di Prato, accedendo esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS. Per chi mastica poco l'innovazione tecnologica o non ha gli strumenti adatti, resta il canale classico: i tabaccai del circuito Ti Serve, i punti jolly del Comune dislocati in città e l'ufficio anagrafe. È stata prorogata fino a domenica 23 gennaio la mostra Turandot e l'Oriente Fantastico di Puccini, Chini e Caramba, organizzata dal Museo del Tessuto di Prato in collaborazione con il Sistema Museale dell'Ateneo Fiorentino, Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze. La chiusura, inizialmente programmata per il 21 novembre, slitta quindi di 2 mesi, consentendo al pubblico di continuare ad ammirare per tutto il periodo natalizio e non solo gli splendidi e inediti abiti di scena ideati per la prima assoluta di
Turandot nel 1926. Con l'occasione verrà esposto in mostra un inedito bozzetto eseguito a matita da Galileo Chini su foglio di carta dell'Hotel Splendid di Milano, databile tra il 1924 e il 1926. Del bozzetto si erano perse le tracce dal 1964, eccolo nelle immagini, e l'attuale proprietario si è spontaneamente proposto di prestare l'opera. E ora parliamo di una cena organizzata dall'ANT per sostenere il progetto di cure domiciliari per i malati di tumore. Sentiamo Agrati. La pandemia da una parte ha bloccato la raccolta fondi di ANT, dall'altra ha aumentato del 40% le richieste di cure oncologiche a domicilio da parte delle famiglie pratesi. Per 2 anni l'associazione non ha potuto organizzare eventi, ma ora che la morsa del Covid si è un po' allentata, tornano i momenti di convivialità. Il 18 novembre alle 20 è prevista la cena Rinascimento Human alla Villa La Ferdinanda di Artimino per raccogliere fondi destinati al progetto di assistenza medico specialistica domiciliare gratuita alle donne malate di tumore. La nostra squadra di medici qui per Prato e Pistoia abbiamo 2 medici a disposizione e 3 infermieri e questi naturalmente economicamente vanno sostenuti. Le assistenze in questo momento in essere sul territorio sono circa 70 e sono tutte assistenze dedicate a persone che non possono naturalmente che essere curate a casa. La cena, patrocinata dal Comune di Carmignano, di Prato e di Pistoia, con la collaborazione di Confcommercio Terziario Donna di Prato e Pistoia, ha il sostegno di IT Prato per la valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio e il sostegno del Club Lions Curso Malaparte di Prato. A presentare la serata, l'ex Miss Italia Rachele Risaliti. Il menù sarà affidato alla giovane chef pratese Elisa Masoni e ai ragazzi dell'alberghiero di Montecatini. Un momento importante perché segnala un po' una ripartenza di quelle che erano le attività di finanziamento di ANT, una grande cena con tanti amici che serve appunto per permettere a questa associazione di continuare a fare lo straordinario lavoro che fanno. È tutto, grazie per averci seguito, buona serata.